Signora, senta, lei per caso, dico casualmente, l'attore di teatro, lei lo considererebbe un lavoro? Der ein Fisch, der Asenne. Domani il provino? Vengo! Sì, certo! Come dice? Cachè basso? Etto pareti. Quanto basso? 50 euro. E nano proprio! Ma io me ne vado! Io me ne vado e accetto il posto fisso che mi voleva dare papà! Il posto fisso in azienda che lui ha sempre sognato per me! Mia figlia si è sistemata, ha un posto fisso in azienda, producono brugole per l'IKEA. Io le amo le brugole, io le adoro, io sono una brugola. Fare un'accademia di teatro è come fare 20 anni di psicoterapia freudiana durante il servizio militare. Cara madre, com'è gioioso trascorrere queste nobili vacanze con te o degustando ottime zebolelle di baccalà fritte a regola d'arte. Ma che tiri a mamma! Milano è una città al sud. Tutti che corrono, che si stressano, che vanno avanti e indietro, che lavorano, tranne me. Ti te sete runa, tenga minga doia de laura. Dann Messer, doch das Messer sieht man nichts. Pronto? Mamma? Come che mamma hai chiamato tu? Ma come, dove sto, mamma? Mi chiamate sul fisso. Cani sciure e fisso, solo il mio telefono c'è rimasto. Non cominciare a parlare male di papà, ti prego, mamma. Ma avete litigato? Sei geloso? Ancora? Ma sono 30 anni che siete divorziati, dimenticalo! Ma tu ancora credi agli oroscopi? Non lo sai che noi umani ci siamo inventati gli oroscopi per sfuggire alla precarietà della vita? Ancora questa precarietà? Ci avete scassato saciccia. In paradiso sono tutti uguali e la divisa è una sola. Una lunga camicia bianca con 2 alette. E ti saluto. E non c'ho nemmeno il fidanzato, vabbè? È finita, l'ho lasciato! John, la cosa più bella che mi sia capitata nella vita. Perché l'ho lasciato? È scientificamente provato che dopo la fine di una relazione importante la donna si getta a capofitto in storie veloci quanto dozzinali. È il periodo detto tecnicamente dei cani e dei porci. L'amore precario si divide in 3 fasi principali. C'è la fase geriatrica, cerchi la figura paterna del tuo padre. Se già tuo padre ti scassava la mia morte, ti lasciava. I disastri sentimentali e si susseguono. Ritmi veloci uno dietro l'altro, uno più complicato e deprimente dell'altro, fino a che forse trovi un altro uomo come John e ti innamori. E lo ami. E lo lasci.